Quali sono le caratteristiche fondamentali delle coppie che durano nel tempo? Beh, intanto dobbiamo dire che la caratteristica fondamentale è la capacità di gestire la crisi e il conflitto, perché è inevitabile pensare che il conflitto comunque prima o poi si manifesterà all'interno della coppia, per cui essere in grado di gestirlo, quindi per gestire bene il conflitto bisogna avere un buon livello di comunicazione. Una comunicazione che non sia soltanto volta ad esprimere quelle che sono le proprie esigenze, ma una comunicazione che viene chiamata comunicazione empatica, cioè la capacità di capire quelle che sono le esigenze dell'altro e, detto in modo più semplice, di mettersi nei panni dell'altro. In questo modo, se viene fatto da entrambi, si riesce a gestire il conflitto e si riesce a gestire la crisi perché si fuoriesce, diciamo, dallo schema è colpa mia o colpa tua. Il problema viene visto come qualcosa di esterno che entrambi possono affrontare uniti. E spesso invece questo non accade e il conflitto diventa sempre più acceso. E quindi poi si iniziano a mettere in atto, diciamo, delle strategie di evitamento della comunicazione e quindi di allontanamento, tradimento, cioè tutta una serie di situazioni che portano, diciamo, alla rottura, alla fine della relazione. Quindi capacità di gestire il conflitto e la crisi è il primo punto. Questo ovviamente può funzionare bene se si è creata una buona intimità. L'intimità è un qualcosa di complesso, di strutturato, non è una qualcosa di puntuale, ma l'intimità comprende intanto un'intimità di natura intellettuale, un'intimità di natura spirituale, un'intimità di natura affettiva, un'intimità di natura sessuale. Cosa significa questo? Che l'intimità di natura intellettuale presuppone, diciamo, che ci sia un livello di cognitivo, di capacità di gestire le situazioni simile, perlomeno. E questo comporta anche una condivisione dei valori fondamentali, una visione della vita comune. L'intimità di natura spirituale invece comporta un'affinità che va oltre, diciamo, la parte materialistica, materiale della vita, ma che presuppone, diciamo, una sintonia su temi più profondi, che trascendono, diciamo così, l'aspetto materialistico della vita. L'intimità di natura affettiva comporta la capacità di entrare in intimità affettiva, quindi di instaurare un dialogo non basato solamente sulla comunicazione verbale, ma soprattutto sulla capacità di entrare in una comunicazione corporea, in grado di dare e di ricevere un supporto affettivo. Quindi entrare proprio in acquisire la capacità di comunicare con una persona in modo non verbale, fondamentalmente, con gli sguardi, il contatto fisico, in modo tale che si crei un vincolo affettivo profondo. Poi, vabbè, l'intimità di natura sessuale anche è molto importante, nella coppia può avere diverse oscillazioni, però è importante, diciamo, cercare di mantenere elevata la componente passionalità. E inevitabilmente, per mantenere elevata la componente passionalità, bisogna mantenere degli spazi riservati, dei tempi riservati, perché la condivisione eccessiva, diciamo, non favorisce l'intimità sessuale, perché l'erotismo richiede mistero, l'erotismo richiede comunque una parte immaginativa molto, molto forte. E quindi la coppia deve essere una coppia, ma deve anche essere in grado di mantenere una propria vita sociale anche indipendente dall'altro, in modo tale che possano
innescarsi meccanismi tali da mantenere alta la pressione. Queste sono le caratteristiche fondamentali, diciamo, che devono avere le coppie per durare nel tempo. E l'impegno reciproco ovviamente è qualcosa che può suggellare, diciamo, ma non è certamente quello che tiene in piedi la coppia, cioè l'impegno reciproco intendo, il mutuo da pagare oppure piuttosto che i figli in comune, certo, possono essere un collante, però diventa spesso un collante manipolativo, quindi se si fa leva su questi canali si mantiene unito qualcosa che in realtà starebbe meglio diviso, cioè si finisce per in due, diciamo, avere dei problemi che da soli non si avrebbero. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.